Viaggio a stelle e strisce con la nuova mostra della Galleria d'Arte Il Triangolo, che in Vicolo della Stella espone Andrea Costa Maps, ovvero l'omaggio dell'artista agli Stati Uniti. Si tratta delle mappe di città e stati stampate soprattutto negli anni 70-80, che Costa ha reso materiche attraverso pennellate di resine e di acrilici. Ciascuna mappa racconta un luogo, ma racchiude anche una citazione, tratta da cinema, musica, letteratura e persino sport. Compaiono così le intramontabili voci di Elvis Presley e Simon & Garfunkel, i film iconici di Forrest Gump e Blade Runner, i campioni LeBron, cestista americano e Gustav Tony, ex sciatore alpino, che negli States conquistò diverse medaglie. Andrea Costa, ingegnere milanese d'adozione, è un profondo conoscitore degli Stati Uniti, che ha girato in Vespa on the road e dove ha coltivato la passione per l'arte frequentando The Art Students League of New York. Con la partecipazione alla Biennale di Venezia nel 2007 ha avviato l'attività espositiva, che oggi prosegue proficuamente. La mostra aperta a Cremona, a cura di Claudia Simoncini, è la più completa mai realizzata da Costa sul tema delle mappe. Resterà allestita presso la Galleria d'Arte Il Triangolo, diretta da Raffaella Colace, fino al 23 febbraio. Visitabile con ingresso libero dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30. Sono diversi gli eventi collaterali alla mostra organizzati nel mese di febbraio, fra concerti e conversazioni. Il programma sarà pubblicato sul sito web della Galleria.